Ecco 5 paesi dove non si pagano le tasse sulle cripto. Questo risponde a una domanda che spesso mi fate, ovvero, ma le cripto sono tassate anche all'estero? Come funziona se vado nel paese X, poi torno indietro? Allora ho detto, sa, facciamo un piccolo, come dire, video riepilogativo su quei paesi dove ovviamente bisogna risiedere e quindi non solo andare e poi tornare, dove però si pagano zero tasse sulle cripto, sulla compravendita, sull'utilizzo, sulla detenzione. Vediamo anche le caratteristiche particolari che ogni paese ha. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Video un po' diverso dal solito. Sull'Italia ormai abbiamo capito, abbiamo intervistato commercialisti, avvocati, abbiamo cercato di capire come muoverci in questa nebbia, perché di fatto rimane una nebbia, di normative, non normative, devo dichiarare, non devo dichiarare. Abbiamo capito bene o male come ci si deve, o meglio, come ci si dovrebbe muovere nell'attesa quantomeno di una normativa europea un po' più chiara e un po' più ben definita. Per il momento le nostre regole ce le abbiamo e sono a libera anche interpretazione spesso di chi le va ad applicare. Tuttavia ci sono alcuni stati che a differenza dell'Italia si sono comportati diversamente, perché poi di fatto uno o creava delle regole ben definite, come ad esempio ha fatto subito l'America, o altrimenti cercava di applicare in maniera un po' nebbiosa, come stiamo facendo noi, altre regole dedicate ad altri asset, assoggettandole a valuta estera, altre cose simili, oppure c'è chi ha detto: ma sai cosa? Io faccio il crypto friendly e da me non si pagano tasse. Ed ecco 5 paesi dove ciò avviene. Premetto che per poter beneficiare chiaramente dell'esenzione fiscale occorre avere la residenza in quegli specifici paesi. Quindi, ripeto, non andare e tornare, ma andare a trasferirsi lì, quindi compilando il modulo all'anagrafe, l'iscrizione all'AIRE nello specifico, e poi vivendo di fatto lì per almeno 6 mesi e un giorno ogni anno e dimostrando che poi il centro del nostro interesse è lì. Quindi un trasferimento vero e proprio, perché le attività di camuffamento fiscale utilizzando l'estero sono molto punite e ahimè molto frequenti. Comunque, questi paesi sono il primo, non tanto lontano da noi, la Germania. In Germania in realtà c'è il capital gain ed è tassato anche ciò che è attività speculativa. Anche le criptovalute sono tassate se si fa attività speculativa, quindi l'utilizzo di prodotti derivati, il trading e la compravendita, ripeto, ad alta frequenza. Ma al contrario, se si è holder, quindi si acquista e si detiene a lungo termine, il capital gain che ne consegue non viene tassato. In particolare, è esente da tassazione il capital gain sulle criptovalute detenute per almeno un anno, cosa che se appunto uno è holder e non si preoccupa di fare trading, capita abbastanza spesso. Il secondo paese dove non c'è imposizione fiscale sulle criptovalute è la Svizzera, anch'essa molto vicina a noi. In Svizzera non c'è tassazione sul capital gain in realtà e quindi anche le criptovalute ricadono esattamente in questa categoria. Se uno fa trading, se uno specula, se uno usa la DeFi, non ha problemi perché non deve assolutamente pagare nulla. Non vuol dire questo che non si deve dichiarare, non si deve adempiere ad altri tipi di obblighi, comunque ai fini antiriciclaggio, ma comunque non c'è nessun tipo di tassazione e credetemi che in Svizzera è molto più semplice anche l'adempiere ai compiti di antiriciclaggio e di dichiarazione rispetto che in altri paesi, in primis l'Italia, perché lì basta comunicare con l'autorità fiscale e loro ti dicono in maniera chiara e precisa cosa devi o meglio fare. Se invece si fa trading, attenzione, in modo professionale, il che vuol dire muovere capitali notevoli, quindi andare a superare certe soglie che ti qualificano di fatto come un trader professionale, un'attività di fatto di trading. Non è più una cosa secondaria, ma diventa una cosa principale, una fonte di reddito. In tal caso viene trattata come attività d'impresa e in quanto tale viene tassata appunto come attività d'impresa. Lo stesso vale per il marketing.
mining, se lo si fa a livello professionale, ricade sotto le categorie di attività d'impresa e attività industriale nello specifico. Chiaramente la tassazione è molto più leggera di quella italiana, però non è giusto dire che non ci sarebbe tassazione. Poi, andando avanti, sempre rimanendo in Europa e dintorni, abbiamo il Portogallo. Il Portogallo recentemente è diventato una meta molto ambita da chi comunque opera in cripto, detiene cripto, vive di cripto e perché no organizza eventi. Infatti l'ultima settimana, la scorsa mi pare, c'è stato un grande evento dedicato a Ethereum, la prossima ce ne sarà uno al quale sarò anch'io, sono molto contento, dedicato a Cosmos e comunque buona parte della community, non solo europea ma anche internazionale, si raduna spesso lì per fare cose e organizzare per l'appunto eventi di questo tipo. In Portogallo esiste il capital gain ed è tassato, ma le criptovalute non sono assoggettate a una tassa sul capital gain, quindi di fatto che si faccia trading, che si faccia investimento, che si vada ad adempiere, ad ottenere un qualsiasi tipo di operatività, non ci se ne deve preoccupare perché non c'è nessun tipo di tassazione. Poi procediamo, mi sono anche preso appunti, con Singapore, un posto un po' lontano, dove però le criptovalute sono non solo non tassate, ma abbracciate. Singapore è molto avanti da questo punto di vista e nel mondo finanziario in generale. È un paese molto diverso in cui andare a vivere e io per primo non so se ci andrei mai a vivere, perché alla fine quando ci si trasferisce in un altro posto non bisogna solo pensare a dove si pagano meno tasse. La vita in Italia o in un altro paese dovrebbe essere guidata in primis dalle abitudini, dalla cultura e da altri valori. Le tasse, i soldi, secondo me, vengono dopo. In ogni caso, a Singapore, pensate, oltre a non esserci nessun tipo di capital gain, quindi di fatto anche le criptovalute non sono tassate in nessun modo, a Singapore sono talmente avanti che hanno creato una forma societaria dedicata proprio a quelle società che emettono token, che sono tokenizzate in qualche modo, e si chiama qualcosa tipo società capitale variabile, proprio perché il capitale sociale raccolto da questa società viene tokenizzato, viene distribuito e poi è soggetto alle fluttuazioni del mercato. Non a caso Singapore è diventato un epicentro di sviluppo, soprattutto tecnologico, nonché sede di numerose piattaforme come Exchange o anche piattaforme DeFi o comunque di industrie business che gravitano intorno al settore delle cripto. Infine abbiamo l'ultima, come non nominarla, la fantomatica Dubai, il paese dei balocchi, dove se tu vai lì e parli di tasse, ti guardano e dicono: tasse? Cosa sarebbero? Cosa vuol dire questa parola? A Dubai non esistono tasse, non esiste nulla che tu faccia attività di impresa, che tu investi, speculi, compri, vendi, non paghi mai un dirham, in quel caso, di tasse. E quindi chiaramente le criptovalute fanno parte di questa categoria. Non c'è capital gain sulle cripto, fai capital gain, non ti viene a dire nulla nessuno. Tra l'altro ci sono degli adempimenti lato antiriciclaggio e lato fiscalità, dichiarativo, non solo fiscale, molto molto blandi anche in quel caso, quindi molti di coloro che magari hanno accumulato un notevole capitale vogliono impegnarlo, vogliono usarlo di solito e vogliono seguire, chiamiamola, la via facile, spesso vanno a trasferirsi a Dubai e di fatto sono senza pensieri da questo punto di vista. Anche qui però si pongono numerosi altri quesiti che esulano forse un po' anche dallo scopo di questo video, al di là dello stile di vita che è molto diverso e deve piacere. Però stiamo parlando di un paese, di un posto che è visto in maniera molto shady ancora dall'Unione Europea. Quindi se uno si prende parte, va, fa una fortuna, torna magari con una fortuna, l'accumula mentre è lì, poi deve tornare in Italia, deve tornare in Europa, uno magari dice: io non ci tornerò mai più dopo che vado lì. Però se uno ci vuole tornare,
poi non è visto benissimo. Quindi, come sempre, bisogna riflettere prima di prendere decisioni e prima di soprattutto andare a vivere in un paese così distante geograficamente e culturalmente da quello che è il nostro. Spero di avervi tolto un po' di curiosità sui paesi dove appunto non si pagano tasse sulle cripto e ci sono agevolazioni. Se ne conoscete altri, fatemeli sapere nei commenti, e se avete qualcosa da dire su quello che ho detto per confrontarci e dirmi la vostra opinione, è ovviamente sempre ben accetta. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!